Ripeto, noi siamo assolutamente soddisfatti sia del rapporto che abbiamo col Premier Draghi, sia di alcuni provvedimenti che sono stati presi. È evidente che nella nostra visione l'Italia non può essere il fanalino di coda a livello internazionale. Ci sono alcuni paesi in cui già da questa settimana non viene più utilizzata la mascherina. È evidente ma che sono paesi che hanno fatto dei lì. Lockdown durissimi sì, prima, noi non abbiamo chiuso, da novembre sono stati chiusi. Guardi, quei paesi. Io non è che dico non bisogna usare la maschera in Italia, e il rischio lo vedo, essendo uno che per una vita è andato in montagna a rischiare la vita, so benissimo che il rischio va gestito. Quindi il tema è un altro, il tema è che non si può aspettare che qualcun altro gestisca il rischio, e non si può neanche pensare di tenere chiuso il paese sine die facendo dei lockdown e non facendo le vaccinazioni come è successo in passato, perché non è col lockdown che sparisce il virus, semplicemente si ferma per poi ripartire quando sì, si ma riapre. La lezione di settembre, a prescindere dal primo lockdown, pilastri, la lezione di settembre andare, non crede che abbia insegnato che serve prudenza? Scusi, ci sono tre pilastri che devono andare contemporaneamente, che sono le vaccinazioni, e stiamo dando tutto il contributo, e torno a dire, lo dico come di prima, anche se noi siamo federalisti, il primo tema che noi abbiamo chiesto a Draghi è quello di prendersi delle responsabilità a livello nazionale anche sulle regioni, con indicazioni precise che prima non venivano date dallo scorso governo, che lasciava la responsabilità ai singoli governatori. L'altro elemento, il tema dei problemi economici, perché noi adesso chiamiamo un altro scostamento di bilancio, noi volevamo 50 miliardi, faremo 40 perché 50 miliardi in questo momento il Paese non se li può permettere, ma probabilmente sarà l'ultimo grande scostamento cui il Paese si potrà permettere se non inizieremo a tornare a produrre ricchezza nel Paese. Quindi il tema è, come posso dire, che nella gestione del rischio bisogna anche fare in modo di non distruggere completamente le prospettive del settore privato, perché mentre il settore pubblico in qualche modo è stato tutelato, il settore privato no. Allora, da questo punto di vista è evidente che noi dobbiamo avere assolutamente moltissime cautele, ma è altrettanto evidente che è necessario dare un calendario di aperture per consentire alle imprese. Beh, su questo mi sembra che siate d'accordo sul calendario, Sofia Ventura. Infatti io non vedo sul fatto una di grande differenza, cioè, con Nardella, salvo il fatto che lui dovrebbe seguire i dibattiti parlamentari, e il PD molto spesso mi sembra invece che su questo sia molto più ideologico di noi, nel senso che noi poniamo le due questioni spesso a sinistra, non tutti devo dire, perché ad esempio Italia Viva la vede molto come noi, ha una visione molto più chiusurista, nel senso che ancora l'altra settimana era contrario in molti a che alla fine di aprile, questo è stato uno dei dibattiti delle ultime settimane, si potesse riaprire con ad esempio il fatto che i ristoranti potessero almeno all'esterno rimanere aperti sia la sera che di giorno nelle zone gialle. C'è chi diceva le zone gialle devono partire solo da maggio. La verità, secondo noi le zone gialle devono partire quando sì, i dati però attenzione perché poi diventa però, se posso dire una cosa velocissimo, no, perché volevo sentire Sofia Ventura appena, e Massimo Giannini appena insediato Enrico Letta da segretario ha detto due cose: ripartire con le aperture e decreto imprese per dare una mano concreta alle attività economiche in questa fase. Non ho visto nessuna opposizione ideologica alle chiusure, soltanto, come ha detto Draghi, noi siamo per riaperture ragionate e prudenti. Se qualcuno invece vuole il bomba libero tutti, lo dica chiaramente, ma si assume le responsabilità e il rischio di quello che dice. Rischi che comunque contro i quali mettono in guardia esperti riconosciuti, sia Andrea Crisanti, virologo, comunque, sia hanno governato loro per un anno e non sono riusciti a gestire la situazione, anche Massimo quindi Gallo. Oggettivamente da certe persone io non mi faccio fare la romanzina, perché probabilmente non avessero dato mano che Crisanti, la gestione in Veneto, oggi saremo a livelli di altri paesi. Scusi. La Spagna da ieri ha aperto anche i ristoranti. Senta Rizzi, però Crisanti non mi pare che non sia stato, come dire, utile alla causa della regione Veneto. Su alcuni provvedimenti critici, sì, si è deciso male negli scorsi mesi, oggi stiamo mettendo delle pezze con senso di responsabilità totale, sì, ma non si può pensare di scaricare tutto addosso alle partite IVA e ai lavoratori del privato, questo non è accettabile. Questo è sicuramente un tema, questo se è sicuramente fatto i contratti per i vaccini, l'ha oggi detto. Vaccineremo in azienda come fanno in altri paesi.
Questo è molto chiaro, c'è un tema sicuramente di problema economico, però c'è anche un fatto, e forse su questo servirà poi a un certo punto anche una riflessione condivisa, di quello che è successo a settembre per aver accelerato troppo. Questo sarà legittimo anche che tutti si pongano questo problema. Sofia.